terminata da pochissimi minuti la sfida del Cesena qui a Iesi, stadio Carotti, su un terreno di gioco veramente molto molto insidioso. Iesina 0 Cesena 2, i gol tutti nel secondo tempo, dopo un primo tempo di grande sofferenza per il Cesena, tenuto in vita da due grandi parate di Egliardi all'alba e al tramonto della prima frazione su Cameruccio e Magnanelli. Nel secondo tempo, subito in avvio, un episodio che ha cambiato la gara, l'espulsione contestatissima dai padroni di casa di Bubalo per un fallo a palla lontana ai danni di Benassi, ravvisato dall'assistente che era veramente a due passi dall'attaccante, dal centravanti croato della Iesina. Da lì la partita è cambiata e sono arrivati i gol, quelli degli interpreti meno attesi: il colpo di testa di Mario Noce su calcio d'angolo di Alessandro in avvio di secondo tempo, con il Cesena appunto con l'uomo in più, poi la Iesina che ha chiesto un calcio di rigore per una possibile gomitata sospetta di Valeri ai danni di Cameruccio. Nel finale, grande, grandissimo gol di Ettore Casadei, è entrato da pochi minuti, si è fatto praticamente 60 metri, palla al piede e la messa sotto l'incrocio, un gol straordinario che ha fatto esplodere gli oltre 650 tifosi al seguito del Cesena. Per il Cesena una vittoria importante, sfatta anche l'ultimo tabù rimasto, quello delle marchigiane. Non era ancora arrivata una vittoria contro squadre appunto marchigiane, che permette ai bianconeri di Beppe Angelini di tenere il passo del Matelica, ancora vincente al 90esimo in casa, nello scontro diretto contro il San Nicolò. In pratica è fuga 2 nel girone F di Serie D. Da una parte il Matelica, primo della classe, subito dopo, subito sotto il Cesena, che ora tornerà in campo settimana prossima all'Orge Stadio di Numanuzzi contro l'Arica Natese.